Che vogliono dirci qualcosa sti alieni sull'Africa? Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio della lunga guerra su XCOM Enemy Within con la mod Longwar e qualche altra piccola aggiunta. Andiamo a fare il secondo schianto UFO di seguito. Con questa squadra qua, l'ho già equipaggiata, andiamo. Questa volta portiamo le armi pesanti. Anche se siamo sotto equipaggiati a livello di armature, per quello avremo bisogno di tempo per recuperarle, per fare anche tante altre piccole cosine. Io vi devo ringraziare perché state diventando sempre, sempre, sempre più La attivi, prossima sia qua che missione è sulle nel Regno altre Unito. serie. Questa è una mappa che mi piace Abbiamo molto. individuato l'UFO abbattuto. Non sembrano esserci grandi centri abitati nei paraggi. Abbiamo la possibilità di ripulire l'area prima che vengano a curiosare. Non ci sono grandi centri abitati, ma come vedete c'è lo Sky Ranger e c'è un enorme barn, stalla. E vediamo un po' che cosa c'è in questa missione. Dov'è l'edificio? Qui Big Sky, ci troviamo a nord dello schianto. Strike 1 è in posizione per ingaggiare. Forte e chiaro, Big Siamo Sky. dall'altra parte. Controlleremo da qui quelle Rispetto al rilevazioni. solito. Strike 1 è autorizzato ad attaccare la nave aliena. Ok, Legge voi. andiamo subito di muoverci avanti. Non riesco a vedere l'edificio dove può essere, però questo tra l'altro è una mappa che ricorda molto le vecchie map dell'XCOM originale. Ok, abbiamo i nostri primi tre alieni qua. E sono de Ah, eccola qua dov'è. Quindi vuol dire che l'UFO è qua in fondo, in questa mappa. Se non erro, perché di solito si inizia da quel lato là, ma invece abbiamo iniziato da di qua. E va più che bene. Muoviamo i nostri due cecchini a portata, quindi tu stai pure così, magari tu stai pure in guardia qua. E vediamo di usare gli altri. Quindi Dennis, la nostra recluta, che ha 7 energia. E beh, non è male 7 energia alla fine. Tu vieni qua, Bonnie vieni qua, Yuga vieni qua. Oh, che bello, Yuga che fa l'olio cuore qua sopra. Vediamo di muovere qua e mettiamoci un po' in guardia. Questi alieni sono 3 smilzi, ok. Quindi già più facile rispetto all'altro UFO. Poi tenendo conto che ne abbiamo già ucciso uno. Uno c'ha 9 di energia. Tra l'altro possiamo. Allora, abbiamo coso fiancheggiato, ma adesso vediamo di farlo stesso. Lucas non ha una visuale da qua. Quindi direi che ti muovi al posto suo. Allora, tu mettiti in guardia. Nick. No, Lucas vieni qua. Da qua prendo la mira. Puoi correre incontro e usare lo storditore, però è solo una carica, quindi non adesso. Tu puoi fare il giro. No, tu avresti un 38 che magari te lo prendi. Ed è un altri 4 danni. Bravissimo. Ok, Yuga, vieni qua. 42 e 42, vai con questo. Puntamento olografico fallito. Però colpo fallito. Vieni qua. Stai in guardia. Vediamo se così va abbastanza bene. Questo c'ha 57% su Yuga e sono 4 danni. Qua 72 e sono altri 5 danni. Ok, Yuga c'ha già metà dell'energia. Per 38 mi sa che lo manco. Infatti. Da qua non vedete un cacchio perché c'è questa cosa in mezzo. Da qua riesci a vederli? Oh oh! Altri 3 e un sectoider. Ok, adesso le cose si fanno un po' più serie ancora. Attenzione.
Piano di granata? Addio trattore? Due, due e il trattore sta per esplodere. Yuga sta mancando parecchio e non va bene. Ok, adesso va bene. Ora uno. Adesso vediamo se riusciamo a beccare l'altro. Purtroppo per colpa di questa balla qua. No, cosa? È legno? È legno, sì. Tu potresti andargli anche sotto. Che dite, catturiamo uno smilzo? Proviamoci. No, non possiamo farlo. Ok, quindi andiamo qua sopra. Mi facciamo così. Ma tocco piano come sempre. Tu stai in guardia. Tu vieni qua. Tu stai in guardia. Tu Sierra, vieni qua. Vediamo cosa fanno gli altri tre. Qua Sierra reagisce al 55%. Vai, colpisci. Ottimo, fuori uno. Bello che sono tornato a re-one shottarli almeno questi. Che è un grosso vantaggio. Vai col 63. Sembra buono. Ed è buono. Fuori due su tre che ce ne sono di smilzi. Terzo smilzo arriva fin qua. Mi sa che è un po' impaurito, visto che gli abbiamo ucciso già i due suoi compagni. Però ci provo lo stesso. 49 su Sierra. Mancata. E Sectoide? Qua intanto esplodono cose. E il Sectoide? Tu non hai colpi. Tu hai un 60 su questo, vai. 4 danni. Tu puoi venire qua. 47. Ottimo, e il nostro personaggio, la nostra recluta ha fatto la sua uccisione per avere la cosa sicura. Sierra, vieni di qua. Non lo vedi da di qua, ti metti in guardia. Oni, vieni qua davanti. Sembra molto più facile dell'ultima missione. Vieni, magari vieni qua. Devi ricaricare, quindi vieni qua. E Yuga viene qua davanti. A questo punto ricarica anche la tua. Ok, questo è il sectoide che arriva. C'ha solo 4 di energia, tra l'altro. Aveva 4 di energia. Sta andando tutto perfettamente. La cosa mi fa preoccupare. Però andiamo di là. Possiamo riparare anche. C'è scritto ripara Shiv, ma ripara anche se vuole lui, giusto? Eh sì, può riparare anche Mac. Quindi ottima, ottima scoperta. Quindi può riparare anche i Mac questa abilità. E questo lo può fare di default, tra l'altro, perché lui non ha l'abilità ripara. Ripara dà una possibilità di farlo in più. Quindi molto, molto, molto bene. Tu magari muoviti qua sopra. Magari vieni. Cioè, non puoi raggiungere quel punto, no? Oni può raggiungere questo. Insieme a Dennis. Alexei, vieni qua. Ok. Così abbiamo i due cecchini sul tetto e ve dovrebbero vedere dentro l'UFO da qua. Adesso si tratta di attivare il nemico là. Credo sia rimasto solo lui, tra l'altro, visto che è un UFO piccolo. Ne abbiamo uccisi già 7, che siano solo 8.
mi sa che c'è un altro gruppo da qualche parte. Magari tu vieni qua davanti. Lucas Roth lo mettiamo in mira. Tu vieni ad esplorare di qua. Non mischi, vieni qua. Sierra Kay, vieni qua. Riccardo Belfanti lo muoviamo qua davanti. Pony, vieni qua. Perfetto. Sì, li sentiamo là dentro, ok. Siete qua. Ok, lo vediamo. L'abbiamo visto di striscio, ma l'abbiamo visto. Che è un po' un problema. Però vediamo se... Chi dei due ha il puntamento olografico? Non tu. Ma ce l'ha il cecchino. No, neanche tu. Quindi ce l'ha giustamente Yuga. Vai. 9 danni. Tra l'altro lo potrei anche catturare. Però con così tanta mira direi che lo eliminiamo così. Obiettivi operativi completati. E la missione è andata a molto buon fine. Sono solo 10 minuti di video e già abbiamo finito la missione. Quindi come vedete c'è molta differenza tra due UFO, se ci sono in mutuo o meno, a quanto pare. Quindi sono molto contento, ci voleva una missione così dopo l'ultima che abbiamo fatto. Quindi effettivamente bene bene bene. Un sacco di promozioni. Riccardo Belfanti si prende specialista di scontri ravvicinati. Poi abbiamo Lucas Roth Walker, come viene chiamato. Gli diamo il colpo incapacitante, che ne avremo bisogno. Dennis Zodias può diventarmi un medico o un granatiere. E Sierra Apocalypse, ok? Gli possiamo dare le munizioni hit, direi. Di cosa abbiamo bisogno? Vediamo. Abbiamo recuperato 16 di fusione, ottimo. Un po' di roba da vendere, un po' di cadaveri come sempre. Quindi andiamo al mercato grigio, vendiamo la roba che dobbiamo vendere per forza, che sono questo e questo. Con 58 adesso vediamo cosa fare. Ci mancano un po' di soldi. Potrei vendere un po' di Elerium. No, però ci vuole ancora tanti tanti soldi. Cosa devo fare in questo momento? Dovrei cominciare a lanciare satelliti in più. Almeno due ne posso lanciare. Quanti ne ho in costruzione? Ne ho uno qua e l'altro non ce l'ho. Quindi me ne hanno battuto un altro in più di quelli che mi servono. Poi abbiamo 21 ore, 13 giorni, 3 giorni per questa. Dobbiamo migliorare sicuramente il nostro livello all'hangar. E per farlo dovremo costruire altri cannoni laser. Sono qua. Però ciascuno costa 30 leghe, che non abbiamo, quindi non possiamo farlo per di base. E 151. Abbiamo fusione. Quanto cosa voglio vedere? Potenza soldati. Quanto costa potenziare un soldato? 40-60. Quindi lo possiamo fare. Quindi mettiamo il nostro secondo personaggio, che sarà uno tra voi due, perché entrambi me l'avete chiesto, sia Roberto che fatemi vedere gli altri. Van Dorn, Apocalisse, Watchtower, Gabe Green. Anche Gabe Green me l'ha chiesto, anche Reeves me l'ha chiesto. Reeves c'ha una mira molto scarsa. Allora, non mi ricordo, non credo che... No, Roberto Secchi ha una mira troppo alta, quindi non lo faccio. Quindi uno tra il Conte e Reeves facciamo. Anche se il Conte potrebbe... vediamo, perché uno c'è la mira molto alta e uno ha la mira molto bassa. Quindi usiamo il mio fidato di 20. Pari il Conte, dispari Reeves.
ed è 9, quindi dispari, quindi Reeves. Che tra l'altro è ferito, quindi mi va anche meglio. Quindi Reeves, benvenuto nel gruppo dei. Poi, tra l'altro, la cosa di me è che io voglio farne almeno uno per classe, ma non è detto che ne faccia anche più di uno. Reeves, che cos'è? Diventerà un Golia. Riduce i danni subiti con il bonus che aumenta l'aumentare del danno in arrivo fino a un massimo di 40%. Vai! Una volta completate le necessarie amputazioni, gli ingegneri cominceranno a fissare le interfacce per la tuta cibernetica sulla rimanente struttura ossea del volontario. Ottimo, così riuscirò anche a usarti un po' di più perché so che non ti ho utilizzato granché rispetto agli altri, credo. Abbiamo questo che è andato a buon fine, ottimo. Abbiamo ancora qualcosa nella fonderia? Possiamo fare la stessa cosa per le armi laser. Però direi che può andare bene così per ora. Abbiamo bisogno di tanti tanti soldi. Quello sì, perché tra l'altro guadagniamo. Perché il. L'inizio del mese d'agosto ci ha dato una fregatura incredibile col fatto che ci hanno buttato giù un UFO alla fine del mese precedente. Rilevato contatto. Basso di grande dimensione, questo a terra. Quindi non lo lasciamo stare direttamente. Questo va a atterrare, sì. Dovremmo fare una scansione per l'Exalt. Quanto costa? Un sacco. Quindi andiamo al mercato grigio. Cominciamo a vendere un po' di roba. Laser super pesante mi serve. Lega aliene, frammenti di arma. Dovrei vendere un po'. Dovrei arrivare a 100. Quindi vuol dire che possiamo fare così. Fusione non ne ho niente adesso, neanche leghe. Dovrei vendere. Non so più neanche. Non so più nulla. Da poter vendere. Quindi non vendiamo nulla direttamente? Possiamo soddisfare qualcuna di queste richieste? Richieste a soldi le soddisfo sempre, quindi non si può E mi fare. confermate che il rapporto parla di una nave aliena che si è schiantata nel garage di una famiglia in periferia? A casa dei Tanner? Ricevuto. Indagheremo. Ok, quindi perché mi servivano questi soldi? Mi servivano per fare la scansione. Servivano per fare la scansione. Niente, ci tocca aspettare ancora un pochino. Sappiamo che dobbiamo fare una scansione. Ok, e questo è atterrato ed è di grandi dimensioni. Avrei dovuto mandare una squadra, almeno un intercettore, a vedere che tipo di cosa era. Ma va bene lo stesso. Vediamo un po' chi possiamo portare. Non possiamo portare gli Shiv. E non possiamo portare neanche Dwight perché è ferito per 6 giorni. Quindi, ci serve una squadra buona. Molto buona. Quindi portiamo Alpha. Portiamo Badu, che è specialista anche in questo caso, tra l'altro. Ah, tu sei capitano, ma sei capitano normale. Direi che ti porto e ti diamo. Qui avevamo la cosa che potevamo scegliere diversi sistemi. Allora, questo è aumenta la salute. Questo è appuntamento a zone vitali per fare più danni specifici. E questo è fuoco rapido, che spara due colpi. Fatevi sotto, aumenta i danni dei colpi critici con bonus addizionali per ogni nemico in vista. Guardiano concede due attacchi relativi durante la guardia invece di uno solo. Tempra conferisce l'immunità ai colpi critici. Direi tu hai tiratore esperto, aggressione che è già il 10% di critico e risoluto, quindi dovrei prendere questo. Fatevi sotto. Dovrei prendere senso tattico per ogni nemico in vista, sì. Sì, tu hai tutte quante le cose con i nemici in vista, quindi senso tattico, poi ti darò fatevi sotto e poi probabilmente ti darò condizionamento in modo che fai da tank.
Comunque 84 di mira base. Abbiamo tutte le cose disponibili, quindi portiamo un bel po' di gente. Tra l'altro portiamo tutti e due il capitano e il luogotenente, in questo caso. A meno che non trovo un altro assalto, ma potrei portare Dizzy anche. Pensiamoci. Portiamo Maria. Portiamo il conte. Portiamo Zhang, che non viene da un macello di tempo. No, non portiamo Zhang. Ho già un cecchino. Mi serve uno scout a cui darò uno scout costruttore? Direi di sì. Proviamo uno scout costruttore con il ciclope. Quindi scout, mitragliere, ingegnere, cecchino, assalto, fante. Manca il medico. Medici me ne mancano tanti, a quanto pare, perché abbiamo perso. Quanti medici ho? 2 di 6 disponibili. E dove sono? Uno è qua ed è Legendary Overlord e uno è lui che userò, Von Cruz. Ci manca il pesante. E come pesante disponibile abbiamo giustamente l'Apo Boom Righini, perché dobbiamo costruire la sua leggenda, perché poi verrà utilizzata anche nell'XCOM 2. E ci vediamo quindi al prossimo episodio. Sono un po' indeciso solo se utilizzare Badu o no. Tu hai 8 missioni, sei il luogotenente. Potresti diventare capitano se ti porto avanti. Non so se portare Frost a sto punto. Magari se io tolgo Frost, lui diventa il capitano della squadra. E portiamo Zhang. Sì, direi che possiamo fare così. Così tu vieni promosso ancora un po' di più e ci avviciniamo piuttosto che Frost, che è già molto molto avanti. Quindi direi che ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, namaste, e bye!